Perito, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione della 40ª edizione della Festa nel Bosco organizzata dalla Proloco Perito con il patrocinio del Comune. Io vengo da Caserta, quindi non sono proprio qua vicino e ci vengo da molti anni, saranno più di 10 sicuramente, l'ho scoperta per caso. È una festa di comunità che vede tutta la cittadinanza coinvolta, diciamo con uno spirito di gratuità e di condivisione e tra Proloco, amministrazione, cittadini, e mettono, diciamo, la qualità al primo posto. Sono venuto il primo giorno, mi hanno controllato in Green Pass con una, diciamo, anche garbatezza nell'accettare le persone che venivano anche con qualche discussione, e ho visto che sono abbastanza preparati anche nell'interloquire con le persone. Ieri sera penso che c'è stata molta gente, l'altra sera un poco meno, stasera va bene. Venite tutti, qua si mangia bene, si sta al fresco, nella foresta, e siamo tutti bravi. Ho il piacere di parlare con chi? Caterina. Di Alessandro. In realtà per me è una tradizione di famiglia, perché mia mamma è nata qui a Perito, è andata via da molto piccola, però questa festa è rimasta un po' nel suo cuore, e quindi di generazione in generazione è passata questa usanza che assolutamente cerchiamo di rinnovare tutti gli anni. E quest'anno che finalmente si è potuto concretizzare un evento come questo, così bello, ho chiesto anche ad Alessandro di venire con me, la sua prima volta. Questo, dopo 25 anni fidanzato con mia moglie, abbiamo avuto l'onore di venire a mangiare con persone veramente come fratelli a questa sagra, e hanno avuto, e faccio i complimenti all'organizzazione, perché hanno avuto il coraggio con la pandemia che c'è di organizzare questa bellissima festa, che si è mangiato buono e abbondante, e lo dico a tutti di venire veramente con bello all'aria aperta, nel verde. Bellissimo veramente. Ma no, io sono a Mediocolella, insomma faccio delle sciocchezze in televisione, quindi niente di molto importante, niente di molto serio. Ma è la prima volta che vengo qui alla Festa del Bosco e sono rimasto sconvolto da due o tre cose, diciamo, che vorrei elencarvi. Prima di tutto l'efficienza straordinaria. Siamo arrivati alle 9, alle 9:05 avevamo già piatti a tavola, quindi eccezionale. Secondo, la qualità delle cose che abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato delle carni straordinarie, veramente cose eccezionali. Un primo bilancio da parte tua e esortiamo le persone a venire. Beh, il primo bilancio è abbastanza positivo, nel senso che la manifestazione si sta svolgendo e si sta svolgendo in sicurezza, che è una delle cose più importanti, se non la più importante, che appunto abbiamo cercato di fare. Quindi all'ingresso ci sono i controlli. Le persone che accedono seguendo il decreto sono tutte persone in possesso del Green Pass, il personale è costantemente monitorato, quindi con i tamponi, e quindi sicuramente la manifestazione si svolge in maniera sicura. Per le presenze siamo abbastanza soddisfatti, anche se ovviamente capiamo che il momento storico è complicato, e quindi sicuramente è un anno particolare.